1938. In Francia si apre la terza edizione dei campionati mondiali di calcio. Ma venti di guerra soffiano sull'Europa. A farne le spese è anche il calcio. Tra i partecipanti che hanno conquistato l'accesso alla fase finale del torneo, manca la squadra austriaca, il Wunder Team, la squadra delle meraviglie, finalista alle Olimpiadi del 1936, proprio contro l'Italia. In realtà è l'Austria intera, dopo l'Anschluss del marzo 1938, l'annessione alla Germania di Hitler, ad essere scomparsa dalla cartina geografica del mondo. La Spagna, dilaniata dalla guerra civile, non prende parte nemmeno al girone eliminatorio. Argentina e Uruguay si chiamano fuori, dopo la decisione della Federazione Internazionale di far svolgere i mondiali in Francia e non in Sud America. Anche i maestri del football, la nazionale inglese, che non hanno partecipato a nessuna edizione del mondiale, rinunciano all'invito a prendere il posto dell'Austria. Tra le 15 squadre superstiti c'è l'Italia, guidata da Vittorio Pozzo. Detentrice dell'oro olimpico e del titolo mondiale vinto nel 1934, la nazionale azzurra è tra le favorite del torneo. Più dello squadrone ungherese, della Germania, del Brasile e dei padroni di casa della Francia, che hanno tutte le intenzioni di conquistare la Coppa, inventata dal dirigente sportivo francese Jules Rimet. Si comincia il 4 giugno. La corsa verso il più ambito trofeo del calcio ha inizio.